Ecco, allenamento dei pulcini. Dai, dai, veloce a riprendere 2006 la palla. E 2007. Aspettatevi, devo dare io il via. Qua che c'è ne mister sapete, se dovete fare solo uomo. Simone Giordano. Via. Uomo. Dai, allora bene sta palla. Dai, Manuel. Via. Solo. Dai, dai bene, non andate a sbattere tra di voi, dai, fatelo bene. Allora, via, uomo. Bravissimi. Via, solo. Dai, dai, dai. Siamo? Via, uomo, bene gli appoggi, Adria, sta palla va sempre lontana, no, tu, Lorenzo, Lorenzo l'ha aperto, tu la passi male. Via, solo, ma non mi vado a staccare, ecco, tutti con, ok, cambio, adesso cambiano lo fanno il pallone, loro. Quindi chi sta sulla linea parte un metro prima, ok? Ecco, a quest'altro lato c'è un altro gruppo di mister Renato. Però la trasmissione è importante d'interno. A quest'altro lato c'è un altro gruppo di mister Giulio. Passaggio e controllo mi serve. Fermi, fermi, questo è l'avversario, sono stati ecco, il pallone. Da questo lato c'è il gruppo di mister Renato. Stai sulle punte. Ok, andiamo a parlare. Possibilmente meno tocchi facciamo e meglio è. Uno e due. Uno e due. Bravo. Uno e due. Bravissimo. Staccati all'ultimo momento, non ti staccare. Staccati all'ultimo momento. Ecco, qua in fondo c'è sempre il gruppo di Simone. A questo lato c'è il gruppo di Giulio Massimini. Qua ci sono i pulcini 2007 e in fondo 2006, eppure qua 2006. 2007 in fondo ci sono i giovanissimi che si allenano per prepararsi nel migliore dei modi al big match di domenica mattina alle 11:30 sul campo Enrico Esposito di Villa delle Rose contro la capolista Virtus Lanciano. L'unica sconfitta lo abbiamo subito proprio in casa qua con la Virtus Lanciano, ma domenica sarà un'altra gara. Cercheremo di riprenderci i tre punti dell'andata. Grazie. I ragazzi di mister Gabriele si allenano con impegno. E domenica
ci saranno gli esami sul campo della Virtus Lanciano. In fondo sulla linea laterale c'è Gabriele, reduce da un infortunio medio serio, ma proprio per riaverlo in campo nel minor tempo possibile gli è stato programmato delle sedute di riabilitazione proprio per accelerare i tempi di recupero. Si sta allenando con un nuovo arrivato riconoscibile con la maglia del Pescara.